Allora, Elia Pina, qui ci troviamo al birrificio Settimo, tu sei il birraio del birrificio, come si dice esattamente il nome di questo birrificio? 50-50. 50-50. 50-50, insomma, abbiamo libertà di pronuncia. Un birrificio nato tra l'altro in quest'anno, quindi nel 2014, a Varese. Sì, qui ti correggo perché è nato nel 2013, abbiamo iniziato i lavori, cioè è stato un lungo travaglio, diciamo. Tu lo sai bene che molti birrifici nascono l'anno prima, ma poi alla fine aprono l'anno dopo. Quindi questa cosa, dicevo, ufficialmente apre i battenti al pubblico il 2014, in realtà 2014. Il percorso è lungo. La prima quattro l'abbiamo fatta a giugno di quest'anno, abbiamo fatto l'Italiano Medio, che è la nostra birra, diciamo, entry level, quella pensiamo che la sia la più adatta a tutti, perciò una birra semplice, 5 gradi, poco luppolata, una blonde ale in stile americano, perciò leggero profilo maltato, leggero luppolo, nel nostro caso un sentore di mandarino perché usiamo Attanum e Cascade, molto bevibile, perciò noi praticamente la filosofia del birrificio è... Intanto ricordiamo il nome del tuo socio, che è importante, Elia Pina, e Alberto Cataldo. Alberto Cataldo c'è, via a portare la nostra bandiera in Liguria. E niente, sostanzialmente la filosofia del birrificio è quella di tenere birre tutte comunque bevibili e fruibili dal pubblico. Niente di ultra lupolato, niente di ultra speziato, perché comunque su Varese è vero che siamo in tanti birrifici in provincia, però noi abbiamo scelto come cercare di fare una roccaforte a Varese città. Varese città, diciamo che birra artigianale ce n'è veramente poca. Quindi avete fatto questa scelta di produzione. Ma torniamo un attimino a come nasce questo birrificio, cioè. Nasce da un percorso magari che avete condotto negli anni di conoscenza delle birre artigiane in Italia, sì. Siete degli appassionati, degli homebrewer, cosa siete? Siamo tu e Alberto? Due folli. Perché due folli? Sì, due folli perché... perché abbiamo... E un altro folle è appena passato, sì, accanto a noi, Nicola Grande. Che si nasconde ma è lì vicino a noi. Allora, diciamo, siete due folli, tu e Alberto, siete grandi appassionati, ma come siete arrivati all'idea di far nascere questo allora, progetto? Allora, dopo circa 12 anni, 12 anni passano di qua dei matti. 12 anni di homebrewing. Ah, quindi, insomma, il terreno era l'homebrewing, insomma, da qui siete... E poi niente, sostanzialmente è stato il ritorno di Alberto, che è stato via alcuni anni per lavoro, è ritornato e una sera eravamo al birrificio Italiano e niente, lì per lì mi è iniziato a parlare, ma perché non proviamo, riniziamo a lavorare così insieme, e questo, diciamo, così è nato sostanzialmente. Da quel giorno abbiamo iniziato a pensare su come fare, abbiamo fatto le prime prove, le prime cotte. No, prime cotte l'abbiamo già fatto un po', però abbiamo cercato di fare la linea che poi abbiamo portato anche al birrificio, perciò birre un pochino più bevibili, o meglio, bevibili, più fruibili dal grande pubblico. Il 50-50 è un micro birrificio, quindi non è un brew pub, quindi produzione in fusti e bottiglie. Fusti e bottiglie, bottiglie da 33 per la linea normale, e poi adesso faremo una collaborazione con una beer firm a 8, anche con Settimo, ha fatto adesso poco fa una birra, noi faremo una birra invernale, una triple, un po' anomala perché usiamo come lupolatura Galaxy e Citra, perciò bella fruttata, anche il lievito, diciamo, abbiamo tenuto abbastanza basso, perciò diciamo che è una Macedonia. Ma mi devi raccontare un fatto, sì. Nelle birre che adesso ci sono in produzione, quante di queste birre nascono dalle vostre prove da homebrewing? Perché sai, a volte gli homebrewer fanno tantissime prove, però poi nella produzione tendono a portare forse la birra anche di più consumo, di maggiore consumo che potrà avere. A volte, se non negli anni, sì, scelgono di portare le birre di più distribuzione, maggiore distribuzione rispetto a quelle magari, quelle chicche, certo, quelle particolarità, certo, che forse il pubblico italiano ancora non conosce. Quante di queste birre, parliamo di, penso
penso di 4-5 birre, che ci sono birre, cioè sono in produzione. Le fisse sono 4. Vengono tutte dalle vostre ricette? Allora, dalle nostre ricette viene l'italiano medio, era un'esigenza, era una richiesta che aveva fatto Alberto di avere una birra con la Tanum, volevamo provare col luppolo, volevamo comunque tenere una birra abbastanza secca, semplice, niente di super sparato. No? E l'unica differenza che abbiamo su questa ricetta dall'homebrewing a qui l'abbiamo scaricata un po' di amaro, però adesso piano piano riabituerete il palato, dei nostri... lo rialzeremo come era prima. E allora, salutando il nostro amico Alberto Cataldo, che ovviamente vedrà poi questa intervista e che adesso sta facendo il lavoro sporco, insomma va in giro a... Chiacchieri con me. E Elia, volevo chiederti, quindi, qual è il sito del birrificio? Allora, è www.birrificiodivarese.it. Ah, quindi un grande legame col territorio da questo punto di vista. Oppure perché abbiamo anche, diciamo, l'altro dominio, che è 50-craft-brewery.it, però un pochino lungo, è più immediato. Probabilmente per il mercato estero potreste utilizzare in futuro questo. E poi siete anche su Facebook? Siamo su Facebook, quindi vi troviamo tranquillamente. Birrificio di Varese, ci troviate. Bene, allora, mentre passano i nostri amici qui che cercano di non farsi vedere, saluto Elia, ti auguro un futuro radioso. In bocca al lupo, salutiamo, ripeto, il nostro amico Alberto. E a presto allora. Ciao Elia. Ciao.